tornano le oratorie di una bella notizia, sicuramente 27esima edizione, l'ultima era stata nel 2019, tornano a Villa Dogna. Davvero, questo entusiasmo che sembra che si respira in questa sera in cui abbiamo iniziato è qualcosa che fa davvero piacere, perché dopo 3 anni si pensava che magari fosse un po' più faticoso riprendere. E invece la storia importante, perché parte dal 92, sì, c'è stato qualche anno non solo per il Covid che si è saltata, però si è arrivati alla 27esima edizione, fa sì che ci rendiamo conto che è proprio un pezzo di storia importante che però illumina anche il presente e il futuro degli oratori di questa parte della Val Seriana, dell'Alta Val Seriana. Ricordiamo che cosa sono le oratoriadi. Nate dal 92, nascono in maniera semplice come una piccola olimpiade tra gli oratori di quello che era l'ex vicariato di Ardesio Grove. Un po' di ribaltamenti anche nella geografia ecclesiastica ha fatto sì che alcuni oratori si siano anche uniti tra di loro, sia entrato anche Parre, che faceva parte prima di un altro vicariato. Adesso i ragazzi gareggiano in 8 squadre, le parrocchie sono un po' di più, però alcune parrocchie vicine si sono consorziati in un'unica squadra. E quindi in questi decenni, insomma, si è visto un po' anche il cambio in base anche alle esigenze dei tempi e ai cambiamenti dei tempi, però lo spirito originario continua. Questi giorni di gare sportive tra bambini, ragazzi, giovani e a volte anche degli adulti delle nostre comunità che si sfidano in gare sportive. Alcune delle discipline in cui i partecipanti saranno impegnati in questi giorni? Ma ci sono discipline agonistiche legate più al mondo dell'atletica, quindi ci sono varie gare di corsa, poi ci sono giochi di squadra, quindi la pallavolo, quindi il calcio, giochi anche un pochino più tranquilli come il ping pong, il lancio delle freccette, il lancio del vortex, davvero ce n'è proprio per tutti i gusti. E invitiamo davvero a venire in queste sere fino al 2 di luglio a passare qui per Villa Dogna a incoraggiare un po' i nostri ragazzi. La manifestazione poi si concluderà solennemente la sera di domenica 2 luglio. Alle 19.30 avremo la messa concelebrata da tutti i parroci qui al campo e sarà presieduta dal vescovo Mazza. E poi ci sarà la cerimonia di chiusura e speriamo davvero che sia un'edizione degna delle glorie degli anni precedenti. Dai bambini agli adulti quanti partecipanti? Ma calcolando che pur avendo chiuso le iscrizioni c'è sempre qualcuno che poi arriva all'ultimo minuto, a tutt'oggi abbiamo 520 iscritti, però si calcola che ancora un centinaio, anche qualcosa di più potranno aggiungere, anche perché mancano ancora alcune squadre che non hanno ancora consegnato i nomi, quindi penso si possa arrivare tranquillamente sui 650-700 iscritti. Gli oratori coinvolti? Qualche oratorio si è consorziato, abbiamo la squadra di Valbondione che comprende le parrocchie di Bondione, di Lizzola e di Fiume Nero, poi abbiamo la squadra di Gandellino e Gromo San Marino che si sono unite, prima erano divise, poi abbiamo la squadra di Gromo e Spiazzi, anche qui prima erano due, adesso una squadra unica, poi Valgoglio insieme con Novazza, anche perché è una realtà unica. Poi abbiamo Ardesio che da quest'anno comprende anche Valcanale, cosa che invece prima erano 2 squadre divise. Poi c'è Villa Dogna e Nasolino, che quelle già dall'inizio, pur essendo 3 parrocchie, hanno iniziato a gareggiare insieme. Poi c'è Piario e poi abbiamo Parre, che è l'ultima arrivata. Ecco i magnifici 8.